è uscito ieri il bando viso pubblico per la manifestazione di interesse che riguarda le zone che abbiamo approvato in consiglio comunale per la riqualificazione di parte del centro storico, di fuori le mura, che è stato un percorso molto articolato, che i tecnici hanno elaborato, abbiamo approvato in consiglio, e quindi siamo a cercare di trovare l'interesse da parte dei cittadini nel poter realizzare opere e cambiamenti e di riqualificazione della città, che poi naturalmente poi illustrerete un pochino tecnicamente voi, perché molto probabilmente è più importante il vostro indirizzo nel senso della città che il cappello mio, perché bisogna far capire ai cittadini che cosa possono fare, per quali sono le possibilità, perché quello che si sente in giro è che la gente non sa mai niente, perché noi diciamo niente, diciamoglielo che cosa possono fare con le nostre attività. Credo che sia un momento importante, quindi credo che con questa, non solo con questa, perché c'è un altro atto che faremo in seguito, con questa attività potremo sia al Colle del Duomo, sia nella Valle di Faul, sia fuori la Valle di Faul, sia a San Biele, alle Fortezze, Porta Fiorentina, il Carmine, cioè una cinta muraria dove, se c'è interesse da parte dei cittadini a modificare le loro proprietà, c'è sicuramente una bella occasione, ma anche un'occasione che può generare anche lavoro, perché una ripresa di attività in questo momento potrebbe dare anche uno spazio lavorativo nell'edilizia, nell'artigianato, che può essere sicuramente vitale in questo momento. Assessore? Sì, questo è un progetto che parte da lontano, parte nel 2009, quando la Regione ha fatto un bando in cui finanziava progetti per la riqualificazione e il riordino urbano dei centri storici. Noi abbiamo diviso questo bando in due progetti, uno che hanno portato avanti l'architetto Andreoli e l'architetto Indaco, che riguardava il tratto che inizialmente comprendeva la zona delle Fortezze San Biele fino a, diciamo, a San Pietro, e l'altro che hanno redatto l'architetto Cencioni e la collega, che adesso mi faccio il nome, Simona Manzotti, che riguardava la Valle di Faul. Quindi poi successivamente il progetto che riguardava le Fortezze San Biele è stato allargato fino a Porta Fiorentina, per, proprio come diceva il sindaco, per coprire tutta la zona esterna alle nuove cittadine. E quindi noi abbiamo fatto questi due programmi, sono stati approvati in consiglio comunale, ed oggi, ieri, abbiamo pubblicato questo bando in cui adesso vedremo qual è l'interesse dei privati che sono proprietari di attività, di terreni, di fabbricati all'interno di questi perimetri, e con il quale intendiamo, diciamo, instaurare un rapporto che permetta all'amministrazione comunale di avere delle opere pubbliche e al tempo stesso a dare ai privati la possibilità di sviluppare i loro interessi. Quindi questo bando, che avrà una durata relativamente breve fino al 31 luglio, permetterà in una prima fase di percepire qual è l'interesse che questo avviso porta, dopodiché verranno fatti dei bandi specifici su ogni iniziativa che verrà proposta. Quindi credo che poi, per meglio interpretare quali sono gli aspetti tecnici dei due programmi preliminari, credo che sia opportuno che i tecnici che hanno a suo tempo elaborato i due progetti preliminari ci dicano un attimino
qual è lo scopo e qual è gli obiettivi che si possono raggiungere con questa, con questa procedura. La dimostrazione di questa, di questo nostro lavoro è che sicuramente è l'attenzione che comunque sia questa amministrazione ha avuto nei confronti del centro storico, prima con queste cose, poi con il plus, quindi tutte una serie di iniziative che vanno comunque nello scopo ben preciso di riqualificare il centro storico e renderlo il più possibile appetibile ad operatori, a iniziative di ogni tipo. Quindi se cortesemente i tecnici ci danno... Aggiungo che oltre a questo ci sono le 600.000 euro di finanziamento di contributi per le attività commerciali e artigianali che sono già in corso di avviso pubblico, ci sono 400.000 euro di in corso anche quelli per le attività sociali di tipo formativo, di tipo recupero di attività lavorative, quindi ci sono nel contesto 1 milione di euro all'interno del centro storico e più c'è questa attività, potrebbe dare un piccolo recupero di attività economica se c'è anche la possibilità, questo poi dal punto di vista imprenditoriale manca un anello che è quello delle banche, perché se sul fronte delle attività che noi mettiamo a compimento poi dall'altra parte non c'è il sostegno finanziario, naturalmente diventa difficile far produrre economie a tutti gli sforzi che facciamo noi. I tecnici largo sentenza. Parto da qui. Allora, le premesse sono due o tre. La prima è che questi programmi sono stati approvati in Consiglio Comunale, si chiamano programmi preliminari di intervento. È giusto specificare le parole perché se no ci potrebbero essere dei fraintendimenti. Non sono dei veri e propri strumenti urbanistici, quindi non sono strumenti programmatici attuativi, ma sono dei programmi, dei progetti che si legano all'articolo 7 del decreto casa, che recita programma integrale per il ripristino ambientale, come è scritto su questo avviso di manifestato interesse. Quindi che significa? Significa che questi progetti sono delle linee di indirizzo. Il Comune ha assegnato questo incarico, ci ha dato delle perimetrazioni, come diceva prima l'assessore, la nostra, mia e dell'architetto indaco, riguardavano le fortezze San Biele, e fino poi a un ampliamento di incarico che ci ha portato ad analizzare anche il tratto relativo a tutta la fascia ferroviaria fino alla stazione Porta Fiorentina. L'indirizzo principale di questi programmi è quello di trovare delle soluzioni per il ripristino ambientale e comunque legarlo alla realizzazione di opere pubbliche. Realizzazioni di opere pubbliche devono essere, speriamo, eseguite con l'ausilio e l'intervento del privato. Quindi stiamo tornando nell'ambito di applicazione di quelli che sono i programmi integrati che più volte avrete sentito parlare. Quindi stiamo nell'ambito di un'urbanistica contrattata e un'urbanistica complessa che richiede l'appoggio apposta, ecco, lo stesso decreto regionale prevedeva l'uscita di un bando a questa fase di manifesto interesse, nella fase successiva un bando vero e proprio nel quale i privati cittadini possono in qualche maniera intervenire nella realizzazione dell'opera pubblica mettendo a disposizione le loro valenze sia imprenditoriali ma anche di possibilità di realizzare con dei premi di cubatura uno scambio, diciamo così, economico, perché come tutti sappiamo nei programmi integrati il filo conduttore
è un rapporto pubblico-privato, uno scambio per poter realizzare opere pubbliche da un lato e ovviamente opere private e servizi dall'altro lato, che poi possono permettere all'imprenditore di avere un ritorno di tipo economico. La cosa interessante, almeno per quanto riguarda il nostro ambito, è che c'è un coinvolgimento delle proprietà ferroviarie, della Ferrovia dello Stato, adesso la società di preciso come si chiama non mi ricordo. Bene, sì. E si è aperto anche in fase preliminare, se lo possiamo dire, assessore, chiedo si è aperto uno spiraglio, un dialogo e probabilmente un raggiungimento, un protocollo d'intesa con Ferrovie dello Stato. Dico questo perché nell'ambito del nostro programma c'è la previsione di realizzare alcune infrastrutture di tipo pubblico, in particolare dei parcheggi pubblici all'interno delle aree ferroviarie. E la cosa forse che ci piace di più sottolineare in questa fase è che abbiamo trovato alcune soluzioni, speriamo percorribili, per poter non chiudere il passaggio a livello ma bypassare questo nodo famigerato e ormai tanto discusso, che impedisce di vedere Viterbo come una città moderna. Sono anni che se ne parla, sottopassi in meno eccetera, quindi noi abbiamo trovato alcune soluzioni che vorremmo, speriamo, portare a compimento con l'ausilio dei privati che interverranno in queste realizzazioni, arrivare a una definizione di questa cosa. Bisognerebbe adesso aprire qualche tavola per poter capire pure un po' quali sono stati questi interventi. Io non so se l'architetto Capoccione ha portato niente, perché se no spiegarle, io adesso dovrei trovare qualcosa. Voi se parlate dell'aspetto, nel frattempo, dell'aspetto relativo al pubblico e al privato, perché la prima domanda sorge, come si dice, spontanea, quella di dire: ma come si interviene, come si arriva a creare questa sinergia, in che modo? In un modo che è, poi dopo loro magari possono addentrarci un pochettino, io nel frattempo cerco pure le tavole, è quello di trovare delle soluzioni con le proprietà all'interno di questi ambiti e comunque trovare poi soprattutto è questo che oggi ci interessa, sì. Fare il messaggio che vogliamo, cioè, perché diciamo poi il discorso delle tavole l'avevamo già a suo tempo visto, probabilmente qualcuno se vuole, che ci interessa capire il messaggio che vogliamo vedere, gli interessi che c'è in operatori privati all'interno di queste aree, di effettuare, come diceva giustamente l'architetto Andreoli, questo scambio di pubblico-privato per opere pubbliche in cambio di incrementi di cubature, come diceva l'architetto e quant'altro. Quindi noi oggi quello che vogliamo trasmettere e far sapere all'esterno è questo: che cosa può avvenire con questi bandi che poi successivamente andremo a fare e quale può essere e di che tipo di interesse dei privati. La parte che più noi interessa è far recepire al privato quello che può essere la sua Cioè bisogna diffondere il fatto che sono a disposizione presso l'amministrazione, dietro questo bando di manifesto interesse, la possibilità di visualizzare gli interventi e comunicare nei tempi previsti dal bando delle proposte che vengano dall'esterno da parte dei privati, e poi dopo si deve trovare una cosa che vorrei ribadire, che questi due programmi per il mio intervento a suo tempo approvati sono stati approvati all'unanimità, quindi sono stati due strumenti che hanno raccolto il consenso dell'intero consiglio comunale, che quindi è stato recepito insomma in maniera abbastanza positiva da tutti. Quindi anche l'importanza di questo messaggio è anche questa qui, insomma, che sono delle cose che ha condiviso il Consiglio Comunale nella sua totalità e che quindi insomma crediamo che la cosa che abbiamo fatto sia sicuramente una cosa positiva. Sono andato in là per chiudere la vicenda della Canevari e chiusa sta vicenda della Canevari, però quello che volevo dire prima
Possiamo fare un esempio di che cosa si può fare con questo intervento? Astratto, in astratto. Sì. Per far capire proprio ai cittadini che cosa. Perché è, logicamente, non che non sia, che cosa. Perché noi parliamo molto normalmente a volte in termini tecnici, politici, tutto e poi e voi tecnici, noi politici, e non, la gente non capisce. Noi vi facciamo capire. Che cosa si può fare? Posso aggiungere una parte di domanda che forse può aiutare una risposta. Sarà sicuramente prevista, però la prima cosa che ci si chiederà, qui si parla di privati, privati all'interno di queste zone perimetrali. I privati sono tanti, sono pochi, molti sono anche piccoli privati, quindi c'è un frazionamento notevole. È ammesso il singolo intervento privato sulla sua piccola cosa o deve essere, insieme ad altri per fare tipo una unità minima di intervento? No, non è così. Come dicevo prima, sono aprire la tavola, intanto il punto cardine è allora. Il punto di partenza sono gli indirizzi che sono riportati in questo, diciamo così, progetto, programma. E allora, ci sono due interessi, come abbiamo detto, l'interesse dell'amministrazione e l'interesse del privato e del cittadino. Questo interesse può... Cioè questo, diciamo, questo perimetro non è che sia poi così strettamente vincolante, credo che a questo bando possano aderire anche delle persone all'esterno di questo perimetro. Questo è importante. E è fondamentale, perché sennò sembra che questa cosa vincola. Questa cosa vincola nella misura in cui si interpreta l'opera pubblica, però il privato può intervenire o con delle proprietà all'interno della del perimetro e all'esterno, perché uno dei concetti basilari di questi interventi sono la delocalizzazione per il ripristino ambientale di alcune attività che non hanno ragione di essere all'interno ormai di queste aree. Faccio un esempio concreto, come dice il singolo, il distributore o certi tipi di attività. Faccio un esempio eclatante, forse, che però comunque è calzante. Il mulino Profili. Parliamo della Ferrovia dello Stato. Che ne so, tutta la parte commerciale Ferrovie dello Stato non c'è più ragione di esistere all'interno di una città, all'interno di una stazione. Quindi la disponibilità di queste aree consente di delocalizzare dove? O all'interno delle stesse aree, se ci sta un premio di cubatura all'interno, con delle aree disponibili, o con delle aree cosiddette di atterraggio all'esterno. Quindi, perché torno a dire, anche il privato cittadino, colui che ha un'area ovviamente limitrofa, che ha delle caratteristiche possibili, può presentare un'istanza e dire: io metto a disposizione stare, voglio realizzare una certa cosa e in cambio partecipo alla realizzazione di un piano integrato per definire quelle che sono le opere pubbliche. Cioè, proprio in parole povere, è questo il discorso. Poi lì dentro, cioè, qualcuno ci potrebbe anche dare un parcheggio multipiano a Piazzale Rumeri, per esempio. Sì. Per esempio, sì, questo come no, sì. Posso, certo. Capito? Qualcuno potrebbe fare il parcheggio alle Fortezze? Sì. Sì. Allora. Poi, un altro esempio, sindaco, uno potrebbe fare un cavalcavia, fare il sottopasso, questo è l'esempio, diciamo, passaggio a livello. Questo è l'esempio più eclatante, che quello riguarda le Ferrovie dello Stato, cioè nel momento in cui si cerca di rivalutare delle aree di proprietà delle Ferrovie dello Stato che in questo momento sono disattese, immaginiamo solo la parte verso la Deverina, no? Parliamo di Porta Fiorentina, qui c'è tutta questa fascia qui che è un qualcosa che è servito dal punto di vista logistico, perché sappiamo che abbiamo gli aeroporti e le caserme, è servito per portare mezzi, rifornimenti dal punto di vista logistico per queste strutture qua.
è un qualcosa che oggi come oggi veramente è sottoutilizzato e anzi proprio abbandonato. Noi partiamo proprio da noi partiamo principalmente da quelle aree degradate che partiamo questo. Da quelle aree degradate delle ferrovie e logicamente qual era l'altro principio? La Valle di Faul. Esatto. Qua ci avevamo principalmente come obiettivi la Valle Faul, che logicamente stavamo entrandoci con una serie di progetti e quindi dovevamo riqualificare, non solo noi potevamo riqualificare, ma doveva essere riqualificato il tutto, e poi le ferrovie che naturalmente avevano aree di grande densità e che potevano essere utili per tanti altri utilizzi. Sì. Tornando, scusa, finisco questo esempio che magari è quello che chiedeva il sindaco per fare. Allora, dicevo, rivalutando quest'area delle ferrovie dello Stato, la cosa che dà in cambio, cioè l'opera pubblica che per esempio può realizzare, è questo sistema che abbiamo studiato, poi dovrà essere definito nel dettaglio, nell'esecutivo, comunque è l'eliminazione del passaggio a livello di Porta Fiorentina, creando una nuova viabilità che porta sotto, quindi un sottopasso, sotto le aree della ferrovia dello Stato, con delle rampe di risalita e di discesa e viceversa, e questa diventa un'opera pubblica importante che viene data in cambio della possibilità di fare attività commerciali oppure parcheggi, comunque rivalutare queste aree delle ferrovie che attualmente sono sottoutilizzate. L'ampliamento del sottopasso, per esempio, con la rotatoria su via Genova e via dell'Economia. La chiusura di Piazza Crispi, per esempio, pure questa è un qualcosa la che... La copertura di Piazza Crispi? Sì, la copertura diciamo con un piastrone qua sopra in quota, perché abbiamo visto che tutto sommato c'è la possibilità, dato che finisce qui la galleria attuale, di coprire... L'ampliamento della piazza? Sì, e si restituisce alla città una superficie molto importante, perché comunque la ferrovia è un taglio, una ferita che è stata fatta nel tessuto urbano, e quindi più riusciamo a ricucire questa ferita e più restituiamo alla città qualcosa che è stato sottratto. No, ma scusa solo una cosa, perché se no poi sempre per riallacciarmi al discorso del il cittadino deve capire bene, cioè quando vanno a vedere queste tavole troveranno delle zone, appunto come dicevo prima, che ho fatto pure i nomi ma non c'è problema perché sono segnate sulle carte, trovano nelle zone dove c'è scritto strutture da delocalizzare, no? E allora subito qual è la preoccupazione? È quella che uno dice, ma come qui a me mi sbracano tutto e io dove vado a finire? Cioè non è che questo è un obbligo, non è vincolante, non è vincolante, cioè è una proposta che è chiaro che se colui che all'interno di questo perimetro ha la volontà e la voglia di spostarsi con un certo tipo di attività, lo può fare se si aggancia a un progetto e può trovare le sue soluzioni o la sua premialità anche in cubatura e quindi la convenienza economica a spostarsi da quel luogo a un altro, anche perché è inutile poi nascondersi dietro un dito, bisogna che questi interventi, quando sono di urbanistica contrattata pubblico privato, ci deve essere la convenienza economica e fattiva reciproca di tutte e due le parti, perché se no ecco, noi all'inizio parlavamo di demolire il famoso l'avevamo chiamato Pirellone lì, la Porta Romana. Quando è stata fatta questa proposta subito si è scatenato un pandemonio, perché la gente pure che abitava lì dice, ma che succede adesso, che facciamo? Niente, non succede niente, è una proposta di riqualificazione, un'idea di città, un'idea di città nuova, un'idea di città moderna che ricompatta un po' certo tipo di situazione. Però non è che c'è, devono stare tranquilli tutti, che non è che nessuno va lì e dice domani ti sproprio e ti mando via da casa perché tu devi. Era un'idea che poi secondo me non era nemmeno così strana e stravolta, perché ci sono delle aree disponibili anche in zone limitrofe dove si potrebbero trasferire anche le residenze e anche certe attività commerciali e eliminare una cosa che tutto sommato siamo andati pure in pagine nazionali perché è uno scempio degli anni. Non mettiamo paura a tutte le famiglie che stanno là dentro, cerchiamo di vedere quelli che sono gli aspetti positivi di questo piano, che ci abbiamo lavorato molto, è un piano che può, se stimolata la classe imprenditoriale di Derbese, può dare sicuramente utili soluzioni sia a loro
che all'amministrazione e ai suoi cittadini, perché naturalmente piano piano il dibattito, conferenza stampa che stiamo facendo emergere che cosa? Che tutto quello che gli imprenditori possono realizzare oggi in un fattore di contrattazione con l'amministrazione lo possono fare perché hanno anche un avviso pubblico che è metodo di trasparenza, di tranquillità per tutti, e dicono che e potrebbero già dire oggi che cosa mettono in campo per qualificare la città. Giusto, tecnici? Sì, infatti questo programma, questi due programmi secondo me servono essenzialmente a dare un sostegno all'iniziativa privata, ossia l'amministrazione pubblica con questi strumenti dà due tipi di sostegno, uno di tipo organizzativo e di riunione delle risorse, no? E di obiettivi da perseguire come realizzazione di opere pubbliche. Un secondo sostegno in alcuni casi è proprio una ricerca anche economica, finanziaria, per, e mi riferisco per esempio ai plus all'interno di Valle di Paola, quindi l'amministrazione muovendosi con alcuni strumenti, con alcune risorse che finanziano delle opere prettamente pubbliche in quel caso, comunque dà un sostegno concreto a iniziative private che si possono affiancare a quelle di iniziativa pubblica, in alcuni punti, no? In alcuni casi fondersi, e quindi questi programmi tengono conto anche di queste risorse dell'amministrazione pubblica. Dovrebbero dare, sicuramente, io spero che lo diano, insomma, un sostegno concreto alle proposte private, perché come si diceva prima, poi l'attuazione di questi programmi che diventano piani, che diventano programmi integrati, c'è quasi un ribaltamento, diciamo, è il privato che si fa artefice, è lui che propone il progetto all'amministrazione in un quadro d'insieme però che in qualche modo è regolato. È regolato nell'obiettivo di uno sviluppo organico, nell'obiettivo di una rete infrastrutturale, nell'obiettivo di una rete in dotazione di servizi che renda possibile fare il sistema città, quindi poter poi andare a uno sviluppo commerciale, turistico, culturale del capoluogo che ci manca fortemente. Quindi lo sforzo che è stato fatto nella redazione di questi programmi è stato individuare da un lato le problematiche principali, ma non è esaustivo, diciamo, no? In qualche modo mette in campo, se non altro, le maggiori tematiche. Dall'altro analizzare le risorse, quindi gli spazi, i rapporti istituzionali anche con enti di altro tipo, mi riferisco oltre alle ferrovie, per esempio a un eventuale recupero dell'ex ospedale che ora è in gestione di una società regionale, no? Come beni ex ASL. Regione. Quindi ecco, tutto questo può servire a integrare e facilitare l'intervento privato, perché come si diceva prima, no? Mi riferisco alla nota di Renzo, il privato spesso in ambiti così complessi e così difficili è intimorito e anche ostacolato da una burocrazia pesante e da una serie di difficoltà enormi, specie lavorando nel centro. Anche tipo una parte dell'area che è, quindi un altro concreto grosso aiuto che l'amministrazione può fornire no? Riunendo queste iniziative attraverso i bandi, attraverso poi la risposta dei bandi, dare un collante, un'unione a queste cose anche nei confronti dell'ottenimento di pareri da parte di enti preposti come regione, sovrintendenza, eccetera. Questo quindi è forse l'aspetto più importante di questa cosa, e da qui c'è questa lettera di manifestazione di interesse che il Comune ha pubblicato in questi giorni, che è un elemento preliminare alla redazione dei bandi. Quindi attraverso anche questa prima espressione, questa prima spinta al dialogo che si dà agli operatori privati, attraverso l'ottenimento delle risposte, avviene anche un taglio più calibrato di quello che è il bando, in modo che anche il bando poi trovi delle risposte concrete e dei punti di accordo fra pubblica amministrazione e privata. E quindi anche qualcuno ha scritto
su un incontro stampa che ho fatto, ha detto Marini è contro il piano integrale. Non è così. Marini vuole dare un taglio trasparente ai piani integrali con un indirizzo. Questo è quello che abbiamo lavorato con Emilio, per dare un indirizzo con Claudio, un indirizzo a quello che sono i piani integrali. Cioè, nel senso, anche i piani integrali devono essere utili non solo nella sua stesura precedente, che potevano essere pure utili nella stesura, ma oggi in questa stesura noi diamo già un'indicazione di come vogliamo che i piani integrali possano essere utili alla città, non in maniera così spontanea, in maniera precisa. Alla città serve questo, e noi, chi è che si mette in discussione per fare questo? Sono diventato un barista. Infatti, io volevo chiedere che Emilio ci dicesse il futuro di quello che succede dopo questo avviso di manifestazione. Sì. Può succedere? No, deve succedere questo. Dobbiamo arrivare a definire e predisporre il bando, ma a noi, per arrivare a definire il bando, ci serve di capire quanti soggetti sul territorio possono essere interessati a questo tipo di iniziativa, a questo tipo di attività di sviluppo. Questa manifestazione di interesse serve proprio per conoscere un po' la tipologia del proponente, per renderci conto il bando che taglio dovrà avere, perché secondo come saranno le risposte a questo avviso, il bando prenderà una certa connotazione o ne prenderà un'altra. E questo è importante. Quindi questi 30 giorni servono a noi comune, per conoscere l'interesse, il tipo di interesse, anche in termini di quantità, perché un conto se si fa avanti un solo soggetto, un conto se ne fanno avanti magari 50, 10. Dopodiché fanno sui bandi, nei bandi ci saranno... Nel bando, o nei bandi, adesso vedete se saranno uno o due, ci saranno dettagli di puntualizzazione a livello più diciamo preciso, quindi daremo indicazioni più puntuali, per esempio sull'eventuale possibile delocalizzazione dei volumi esistenti, daremo indicazioni su eventuali parametri da utilizzare. Ci saranno regole, riferimenti, non saranno solo linee guida come oggi il programma preliminare offre. Questo è un programma per linee guida, criteri generali informatori. Quindi il prossimo passo è questo: passato il 1° luglio, gli uffici comunali, in particolare il settore urbanistica, si dovrà rendere conto dell'interesse che consistenza avrà avuto, e quindi daremo il taglio al bando, daremo il taglio al tipo di bando. Questo potrebbero partecipare pure le Ferrovie dello Stato. Sì, questo avviso è per tutti, c'è scritto che imprese, cooperative, enti, associazioni, privati, cittadini. Sì. Lo dico per la scusa di ragione. No, tutti, università, per esempio, potrebbe essere tutte le enti, amministrazioni, tutti quelli cittadini che hanno la possibilità di incidere possono mettersi in gioco. Certo che non e anche le Ferrovie dello Stato, che comunque sia le Ferrovie dello Stato hanno, per la quantità dei due tratti, hanno una quantità di enti. Beh, anche la Regione con l'ex ospedale. E io la vedo più difficile. L'abbiamo fatto pure per quello, pure la Regione con l'ex ospedale. Però se c'è un'idea era pure quella. Però la vedo difficile, perché tutto sommato adesso non entro, ho detto ieri, non entro in una polemica su quello che deve fare il giorno, deve fare nei primi 100 giorni, però naturalmente la vedo difficile che riescano a dare un impulso su questa vicenda. Quale può essere l'interesse di un privato a entrare? Cioè, qual è lo stimolo che potrebbe dare il comune a un privato perché possa partecipare a questo progetto, che mi pare anche molto interessante? C'è una premialità che diamo, c'è un premio o di premio? No, la premialità potrebbe consistere per esempio in un maggior beneficio di volume, quindi fare il doppio della cubatura per esempio da un'altra parte, la premialità potrebbe consistere in un cambio di destinazione d'uso, si può valutare di volta in volta. Quindi di volta in volta il privato potrebbe fare anche la sua richiesta reciproca. Certo. Il privato può fare pure la sua richiesta e il comune avalla o meno. Sì, il privato la sua richiesta deve fare, però nell'ottica che deve raggiungere uno degli obiettivi strategici che i programmi sono preparati, non è che può fare una richiesta fino a se stessa. No, è chiaro. Perché il risultato è una convenienza reciproca, deve convenire al privato, deve convenire all'amministrazione, che così raggiunge il risultato programmato in questi strumenti.